Avvocato Di Paolo, ci sono novità per quanto riguarda la vertenza dei lavoratori ex attiva? Diciamo che il contenzioso procede davanti al Tribunale del Lavoro di Pescara. Nel frattempo e parallelamente alcuni consiglieri comunali hanno notificato nei giorni scorsi un atto di diffida stragiudiziale al Ministero del Lavoro in persona del Direttore Generale. Questo perché? Perché qualche mese fa il Direttore Generale, con una nota, ha dichiarato sostanzialmente di non poter rendere nel merito il parere richiesto per presunte quanto indecifrabili ragioni di opportunità, poiché il procedimento per interpello è un procedimento amministrativo e come tale soggiace alle regole del procedimento amministrativo. I consiglieri comunali ben hanno fatto a sollecitare con un atto di diffida il direttore generale affinché nei 30 giorni successivi alla notifica renda il provvedimento richiesto, cioè renda questo interpello, ovvero nel caso in cui ritenesse di non poterlo adottare, perché spieghi le ragioni per le quali non può adottare questo provvedimento. Se in questi ulteriori 30 giorni non dovesse essere reso l'interpello, cioè sostanzialmente questo parere, ovvero non dovesse motivare il perché ritiene di non poterlo rendere, il passo successivo credo che possa essere quello della presentazione di un esposto denuncia alla Procura della Repubblica competente per l'ipotizzabile reato di omissione in atti d'ufficio.